Siamo sulla strada statale 18, in corrispondenza del fiume Randace, ed è uno dei punti più critici della strada che collega Lamezia con Pizzo. È evidente il restringimento di corsia, in corrispondenza del ponte che è rimasto probabilmente, quello costruito nei tempi più antichi, e non è mai stato, formalizzato nessun tipo di intervento per allargare le corsie e per quindi migliorare il sistema della viabilità. Statale 18, tratto compreso tra Lamezia Terme e Pizzo e che corre tra un susseguirsi di attività vivaistiche, aziende agricole, il centro meccanografico regionale delle Poste e la zona industriale ex Sirra, proseguendo lidi balneari e residence turistici. Ma quella che dovrebbe essere una vera e propria arteria portante di un traffico costantemente denso e in cui sono presenti tantissimi mezzi pesanti è mal ridotta, piena di restringimenti di carreggiata, discariche abusive. A denunciare è il MetApp 5 Stelle di Lamezia Terme, tra le anomalie anche un ponte finito di costruire 30 anni fa e mai entrato in funzione. Attualmente resta qui come un'opera incompiuta, che è capace di ostruire il paesaggio e di non produrre niente di buono. Al di sotto del cavalcavia si passa per accedere al centro meccanografico delle Poste, ma si presenta una situazione di completo degrado, per i passanti e, come dicevamo prima, anche per i turisti che si trovano numerosi a passare da queste strade. Questa è un'altra di quelle situazioni a proposito di viabilità nella nostra cittadina che si sarebbero potute risolvere se solo fosse partito quantomeno l'iter di avvio di un piano della mobilità per la città di Lamezia. Invece Tiziana attualmente ci Bagnato troviamo per di la fronte Cnews alla 24.